Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Cristo, Re e Signore dell'universo, celebreremo in questa domenica. Ma che senso ha dire, credere, cantare che Cristo è il Re dell'universo? Re e regni oggi non esistono quasi più. A regnare in quest'epoca sono le democrazie. E democrazia vuol dire che il potere è del popolo, cioè di tutti. Ma è davvero così? Qualcuno si dimostra piuttosto scettico al riguardo e afferma: la democrazia è una finzione, uno slogan. Il vero rispetto di tutti è questione di comportamenti, di condotta, non di sistemi di governo o di partito che sono sempre nella logica del più forte. Che c'è di strano allora se noi cristiani ci ostiniamo a credere che il nostro Re e Signore è il Cristo inchiodato alla croce? Qui si ha proprio l'esatto contrario del potere. Ricordiamoci però che non è finito così per caso, ma perché ha accettato lui stesso una tale sorte. Infatti, chiunque vuole essere re e signore ha due scelte alternative: o servirsi del potere a suo vantaggio, e allora crocifiggerà gli altri, o fare del suo potere un'opportunità di servizio. In tal caso metterà in preventivo che potrà accadere a lui di lasciarsi crocifiggere dagli altri. Gesù ha scelto liberamente questa seconda alternativa. Ecco perché può dire: il mio regno non è di questo mondo. Dunque tu sei re? Gli chiede Pilato. Sì, risponde, ma il mio regno non è di quaggiù. Questo non significa che sia fuori dal mondo o tra le nuvole. Vuol dire piuttosto che prende decisamente le distanze da tutte le logiche di potere che vigono tra gli uomini. Non è qui per sottometterci ai suoi piedi, no, si pone lui ai nostri piedi, per servirci. Ecco perché il suo regno non è di questo mondo. La nostra Chiesa diocesana celebra la giornata per il seminario in questa domenica. È superfluo richiamare certi dati ormai noti: scarsità di vocazioni, diminuzione del numero dei preti. Più saggio forse è constatare che si diffonde come un'epidemia anche tra noi l'ambizione di realizzarsi a qualsiasi costo, la smania esasperata per la propria affermazione personale. Quale fascino può avere in tale contesto uno che afferma: il mio regno non è di questo mondo? E d'altra parte, quale futuro potrà avere questo mondo se a dominare è solo la voglia di potere, con tutto quello che trascina con sé? No, non è un regno che si impone con la forza, quello di Cristo, ma è grazie a lui che il mondo ha probabilità di avere un futuro umano nel senso più vero che si possa immaginare. E allora tocca a noi invertire la rotta e seguirlo come unico Signore, con un'adesione operosa, appassionata e vitale. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.